Professore, una domanda. Lei afferma che il fisco in questo sistema diventa uno strumento al servizio della grande usura. Ecco, uno strumento di cui la banca centrale si serve. Ecco, può spiegare meglio questo concetto? La ringrazio della domanda perché, cioè, partiamo dalla premessa. Prima, chi trovava una pepita se la metteva in tasca senza indebitarsi verso la miniera. Oggi al posto della pepita c'è un pezzo di carta, al posto della proprietà il debito, al posto della miniera la banca centrale, che è creditrice del denaro che emette. E allora che succede? Che prima, quando io avevo la moneta d'oro, il preo fiscale era un atto di scambio tra il cittadino e lo Stato. Io ti do i miei soldi a te Stato e tu Stato mi dai i servizi e le funzioni. Quindi era un atto di scambio e il prelievo fiscale era limitato al costo delle funzioni e dei servizi dello Stato. Quando è stata sostituita la pepita d'oro alla moneta carta, la moneta è gravata al 100% di debito verso la banca centrale, perché la banca emette la moneta solo prestandola. E allora che cos'è il fisco? Il fisco è il pagamento di un debito non dovuto, perché solo per una minima parte noi dovremmo pagare le tasse. Io adesso ho visto oggi, per esempio, una notizia che è stata trasmessa su internet, per cui in America il contribuente paga il 53% di pressione fiscale. In Italia si paga molto di più, noi qua arriviamo fino al 60%, anche oltre come pagamento del fisco. E allora che cosa succede? Il fisco diventa come la mungitrice in una stalla di vacche da latte. Che cosa serve la mungitrice? A mungere il latte dalle vacche. Qual è la quantità che fa l'allevatore nei confronti della vacca? Spremerà al massimo. Ecco la ragione per cui prima la gente pagava le tasse, ma limitatamente ai costi delle funzioni e dei servizi. Qua no. Qua è la Banca d'Italia la quale dice io devo combattere l'inflazione. Che vuol dire combattere l'inflazione? Rendere la moneta più rara. Ma se la rendere moneta più rara non è un servizio pubblico, anche perché l'inflazione non è causata dal cittadino ma dalla banca. Quindi quando tu vuoi vedere la moneta più rara è come dire che il ladro rende al derubato come corrispettivo del furto il servizio di fare più rara la moneta nelle sue tasche. Perché fare più rara la moneta è la conseguenza di ogni prelievo, anche quello che fa il ladro. Non puoi dire, ah, io devo combattere l'inflazione, quindi devo rendere la moneta più rara e ti faccio il favore di rendere la moneta più rara perché la difendo dall'inflazione. No, la difesa è quella delle tasche dello strozzino, perché più è rara la moneta, più c'è sete di denaro, più c'è sete di denaro, più aumenta lo stato di necessità. E la parsimonia è l'ossigeno dell'usuraio. Più si ha parsimonia, più si ha bisogno di denaro, più è forte il grande usuraio. Ecco la ragione per cui noi a un certo punto diciamo che cos'è il fisco? È un'organizzazione di camerieri dei grandi usurai, che sono i vertici delle banche centrali. Dico, quando uno dice queste cose nei confronti di un'arma che dovrebbe avere la dignità, perché non mi denunciate per calunnia? Io vi sfido a denunciarmi per calunnia, perché la calunnia c'è quando uno dice il falso, ma quando uno dice la verità non c'è calunnia. Io questo l'ho detto al direttore della Banca d'Italia a Rieti, oggi lo dico nei confronti del fisco. Il fisco oggi è un'organizzazione che serve gli interessi dei grandi usurai che stanno al vertice delle banche centrali. Oggi chi programma i prelievi fiscali non è il Ministro delle Finanze. Non è il Ministro delle Finanze, è il Governatore della Banca d'Italia che dice i soldi che bisogna ritirare dal mercato. Mi servono 30.000, 40.000, 50.000 miliardi se no si ha inflazione. Contro questa regola dell'inflazione che è il modo per mascherare l'usura, parlava Pound. Pound ci aveva ragione. Oggi che cosa è diventato il fisco? Il fisco è diventato un sistema per mungere le vacche. Noi non siamo uomini. Come ha detto tempo fa un relatore dell'Ufficio Studi della Banca d'Italia, noi siamo capitale umano.
come il capitale bestiame dell'allevatore. E l'allevatore che c'è? Il capitale bestiame perché le vacche fanno latte. Così è il cittadino. Che cosa fa il cittadino? Dà potere d'acquisto alla moneta. Perché noi creiamo il valore della moneta per due motivi. Prima perché l'accettiamo, quindi è la convenzione. E poi perché creiamo col nostro lavoro i servizi, i beni, i prodotti che danno alla moneta potere d'acquisto. Ecco perché il grande strozzino dice dobbiamo incrementare l'attività lavorativa. E grazie che noi più lavoriamo, più si ingrassa lo strozzino perché aumenta il potere d'acquisto, perché c'è più beni, c'è più merce, c'è più grano, c'è più attività. E quindi conviene allo strozzino che ci sia un'attività produttiva. E come conviene all'allevatore di vacche da latte che ci siano molte vacche che fanno molto latte. E poi un'altra cosa, perché oggi in tutti i regimi si ha la lotta all'agricoltura? Perché il mercato disorganico crea la sete di moneta. Tutti i mercati disorganici sono assetati di denaro. Per una ragione molto semplice, io produco solo prodotti industriali, devo vendere prodotti industriali e comprare prodotti agricoli. Per comprare e vendere ci vuole moneta. E se ci vuole moneta io mi devo indebitare con la banca centrale, che la banca centrale emette moneta solo prestandola. Ecco perché noi siamo dei fessi con l'aggravante di non saperlo. Il fatto di farvi capire che noi siamo trattati da fessi è il presupposto di una rivoluzione seria.